Ma io credo, innanzitutto grazie a tutti e a tutti per questo invito, spero di riuscire a portare un contributo alla discussione. Io credo che uno dei problemi del sindacalismo radicale classista oggi, sia quello che si dà dentro la CGIL, sia quello che si dà fuori dalla CGIL, è che non enuncia mai i propri problemi, non dice mai ad alta voce i propri problemi, le proprie crisi, le proprie difficoltà, nel coinvolgere i lavoratori, nel creare una reale partecipazione nei luoghi di lavoro, nel tenere botta. Il dialogo sulle questioni sindacali e tra organizzazioni sindacali, anche radicali, avviene a colpi di show, annunci, io ho vinto qua, io ho questa vertenza simbolica là, l'USB porta sul palmo di mano il calper, si cova giustamente alle sue vittoria, poi tante volte ti fermi ai margini quando finalmente si crea quell'elemento di tranquillità e di franchezza, ai margini di un corteo, di una lotta, magari anche in una serata, e chiedi per esempio ai compagni di Scopas come reggono nei magazzini, ti iniziano a spiegare tutti i casini che hanno, le difficoltà che hanno a stabilizzare una partecipazione dei quadri sindacali, oppure parli con qualche compagno USB e ti confessa le sue difficoltà, o parli ovviamente con noi che facciamo attività dentro la CGIL e ti spieghiamo quanto è dura quell'attività e quanto poco spesso raccogliamo nonostante quello che facciamo. Ecco, io credo che noi invece questa discussione la dobbiamo fare francamente ad alta voce, perché per fortuna non abbiamo da accaparrarci tessere o da in qualche modo avere prestigio personale. Se mi chiedete per esempio dov'è GKN in questo momento, GKN è in una difficoltà oggettiva, non nel senso che, come dire, ci stiamo sfilacciando o stiamo perdendo, ma nel senso che l'oggettività della difficoltà è data dai rapporti di forza che noi abbiamo attorno, cioè noi siamo esattamente nel punto in cui tutte le vertenze prima di noi sono state colte a fuoco lento attraverso l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale. L'ammortizzatore sociale non è qualcosa che noi potevamo evitare, perché evidentemente nel momento in cui non abbiamo la forza per riportare volumi produttivi dentro lo stabilimento, passerà un lungo periodo prima che noi riabbiamo effettivamente del lavoro da fare, e quel periodo non riesce a coprirlo sostenendo che l'azienda ti deve pagare sempre comunque stipendio pieno, per cui devi accedere a un ammortizzatore sociale, una cassa integrazione ordinaria. E l'ammortizzatore sociale ammortizza la difficoltà tua ad avere volumi produttivi e reddito, ma ammortizza anche la lotta. È un meccanismo infernale, perché come rappresentanza sindacale, ovviamente ogni elemento di integrazione all'ammortizzatore che riesce a strappare lo strappi, cioè io ho battuto, dico sempre nell'assemblea, se un domani ci propongono di scavare una buca e riempirla e quel giorno siamo a stipendio pieno, noi siamo costretti ad accettare, e quel mese lì portiamo a casa uno stipendio che si avvicina a uno stipendio. Dopodiché, se noi ci sediamo su questo, abbiamo finito la lotta, abbiamo finito la mobilitazione. Abbiamo raccolto le testimonianze di tante partenze prima di noi, nel territorio di Enio, Badami, nell'altro giorno eravamo a Massa, e hanno usato un'espressione che mi ha colpito: siamo rimasti intrappolati nella vertenza 20 anni. Cioè loro a un certo punto prendevano più uno stipendio maggiore a fare i corsi pagati dalla regione che a tornare a lavorare, solo che piano piano, attraverso quella tattica, scomponevano la comunità operaria, che cessava di essere una comunità rivendicativa salariata e diventava sostanzialmente, tra virgolette, passatemi il termine, mantenuti, ma nel senso che non erano più legati a una produzione, erano legati a un ammortizzatore, a un sussidio. Ovviamente questa politica la porta avanti quella stessa classe dominante, quelle stesse istituzioni che poi si scagliano contro il reddito di cittadinanza. Nel nostro caso, il GKN, l'esempio è plastico e concreto, perché la stessa identica persona, il nostro proprietario, che vorrebbe farci firmare 24 mesi di cassa di transizione senza garanzie, fa le campagne contro il reddito di cittadinanza perché è il presidente di Confindustria Cassina di Arenziano, quindi si presta a fare le campagne contro il reddito di cittadinanza, richiamando il dovere di lavorare. Però appunto, proviamo a denunciare un po' i problemi ad alta voce. Abbiamo fatto tutto bene nell'avvertenza GKN? Non lo so, sicuramente grossi errori al momento non abbiamo fatti. Una cosa su cui diversi compagni e compagni ci hanno sollecitato sin dall'inizio, sin da luglio, da quando siamo stati chiusi, è stata questa: perché
perché non fate il coordinamento delle vertenze. Perché in quel momento c'erano Gianetti, Tinker, Whirlpool, perché non le chiamate tutte in GKN e non mettete in piedi il coordinamento delle vertenze? Mi sono chiesto tante volte se effettivamente non averlo fatto può essere stato un errore o no, e abbiamo dato questa lettura. Per quanto ci riguarda, non solo quando una vertenza va in crisi, non necessariamente si produce una radicalità nei lavoratori, ma anzi si produce a volte maggiore fedeltà verso il funzionario della situazione e peggio ancora verso capolioni della politica. Per cui se voi andavate da Gianetti ci trovavate che si facevano riferimento alla Lega Nord per avere le interrogazioni in Parlamento sul loro caso, ma attualmente il grado di autonomia di un settore della classe dalla burocrazia sindacale, delle proprie organizzazioni sindacali, è ancora molto limitata. E per cui in realtà oggi mettere insieme alcune vertenze non vuol dire produrre maggiore radicalità, ma vuol dire semplicemente produrre maggiori meccanismi di frantumazione e di fedeltà a che cosa? I meccanismi con cui la burocrazia sindacale e le istituzioni sono in grado di disperdere le mobilitazioni, le lotte delle vertenze in crisi. Questa nostra riflessione viene da lontano. Noi ci siamo chiesti, a proposito di problemi ad alta voce, cosa è successo dal 2008 in poi. Nel 2008, quando scoppia la grande crisi, la concezione che noi abbiamo in quel momento, che abbiamo in GKN ma non solo, è una concezione che ricordo un po' quella maglietta che ogni tanto si vede dalle manifestazioni: aumenta la crisi, aumenta la lotta, no? Di fronte a una crisi di quel tipo, come fanno a aumentare la lotta? E non è che la lotta non sia stata, sono state decine e decine di lotte, compresa anche il caso poi di Pomigliano nel 2010, ma poco rispetto al livello di crisi che c'è stata. Io cercavo i dati prima di venire qua, poi ne ho trovati troppi, non mi sto a colpare, ma si parla del fatto che la metalmeccanica tra il 2008 e il 2012 perde un terzo della propria capacità produttiva, la metalmeccanica, e non parliamo del settore manifatturiero. Si tratta di una riduzione in 2 o 3 anni di 1 milione di posti di lavoro, così, la stessa riduzione che abbiamo avuto nel silenzio durante la pandemia. Che cosa ci dice questo? Ci dice che in un paese del capitalismo avanzato noi non possiamo approcciarci al tema della disoccupazione e della crisi in forma economicistica e semplicistica, cioè pensare che semplicemente in maniera determinista alla crisi economica corrisponde un aumento della lotta di classi. In quel caso hanno avuto la capacità, attraverso una quantità, milioni e milioni di ore di cassa integrazione, una cifra spaventosa, dovremmo rimettere un po' insieme tutti questi dati dal 2008 e poi, di creare, come dire, una capacità di disperdere, no? Come in un circuito elettrico c'è il salvavita che disperde il picco in altre direzioni, lo manda a terra, sono riusciti a fare questo. Il che non vuol dire che non ci sia stato un momento in cui quella lotta poteva esplodere. Quel momento è stato il 2010, Pomigliano, tutta la vertenza Marchionne, dove anche lì, se volete, alcuni di noi hanno avuto una visione semplicistica, perché io ricordo anche l'organizzazione di cui facevo parte, titoli del tipo fascismo sindacale a Pomigliano, vita o morte, stanno cancellando il sindacato. Il modello Marchionne poi è passato, il sindacato ha subito un duro colpo, ma il sindacato in quanto struttura burocratica istituzionale continua ad esistere in quei luoghi di lavoro. Quello che è stato distrutto, quello sì, sono le RSU, cioè c'è una tendenza pervasiva in questo momento all'interno dei luoghi di lavoro, ci sono categorie dove nemmeno più si reggono le RSU, dove ormai è stata reintroiettata le vecchie RSA e non si può mettere in discussione questo. C'è ovviamente una tendenza non a mettere in discussione il sindacato in quanto elemento burocratico istituzionale di sportello, di servizio, ma a mettere in discussione la democrazia sindacale nelle sue forme anche, come dire, non particolarmente dirompenti, perché la RSU non è che sia proprio un meccanismo così democratico se si va a vedere. Ecco, dico questo perché in realtà io credo che nel momento in cui tutti noi siamo impegnati a provare a costruire un sindacalismo di natura conflittuale, radicale e a chiederci a che livello è la notte della lotta di classe, noi non possiamo misurarla solo in termini di peso economico, di quanto è l'inflazione,
di quant'è il livello di disoccupazione, per quanto questi elementi siano importanti. Io penso che l'inflazione che va verso due cifre peserà sull'autunno della lotta di classe anche in questo paese, ma dobbiamo anche iniziare ad avere dei nostri misuratori di dov'è la lotta di classe in termini di partecipazione, risveglio di forme partecipative e democratiche dentro i luoghi di lavoro, anche perché in assenza di questo tipo di risveglio, che poi è stato il grande sale del 1968-69, che è quello che ti ha permesso veramente di stravolgere il modo di fare sindacato, anche quando tu dichiari soggettivamente la volontà di fare un tipo di sindacato diverso, vieni comunque a un certo punto riassorbito dal burocratismo sindacale. Perché il burocratismo sindacale non è semplicemente una linea che tu hai nella testa, è anche un complesso di rapporti di forza materiali che ti spingono in quella direzione. Questo ce lo potrebbero raccontare paradossalmente di più i compagni che hanno fatto la scelta di togliere la testa al CGL, di avere una testa in altri sindacati per sfuggire al burocratismo sindacale, e che poi scoprono, per esempio, che quando crei uno sportello per ascoltare i lavoratori, ti piomba dentro quello sportello i servizi tutta una pressione da parte della classe a utilizzare anche il tuo sindacato, anche se non si chiama CGL, come struttura di servizi, come struttura di favore quasi personale, come struttura paralegale. Per cui quello che succede è che alla fine dedichi dei quadri, a volte anche di tanti politici, a fondamentalmente una struttura di servizio burocratico istituzionale che compete con quella della CGL, senza tra l'altro farcela alcune volte, altre volte sì, perché la CGL non ha soltanto in questo momento una linea sindacalmente moderata, ma è anche allo sbando dal punto di vista della qualità del personale amministrativo e legale che la compone. Sì, ti ringrazio. L'altro tema su cui credo dobbiamo parlare ad alta voce, altro problema, è il tema dello sciopero generale. Perché evidentemente quando noi diciamo ci vorrebbe uno sciopero generale, quando noi non possiamo evidentemente fare manifestazioni come quelle che abbiamo fatto a Firenze il 18 settembre e il 20 marzo senza nominare lo sciopero generale, cioè senza dirci che poi alla fine la forma fondamentale che dovrebbe prendere il movimento è quella, lo dobbiamo dire, e allo stesso tempo però non possiamo non problematizzare il fatto che lo sciopero generale oggi è uno strumento assolutamente da utilizzare, non sto utilizzando le nuove forme di lotta o ma che viene da un ventennio di logoramento, un logoramento che tra l'altro ha avuto due gambe: da un lato gli scioperi generali che dagli anni 90 fino più o meno all'era Cofferati la CGL ha utilizzato via via, facendogli perdere efficacia e continuità, e credo che questo, che uno dei più grossi vivi su questo sia stato proprio Cofferati, che porta in piazza 3 milioni di persone, raccoglie addirittura 5 milioni di firme, e nessuno ha saputo più nulla, nemmeno 3 milioni, ma nemmeno delle firme, cioè, mi sembra leva, lo disse una volta, io ho contribuito con la raccolta di firme, non so dove sono firmate 5 milioni di firme, non è uno scherzo, fare 5 milioni di firme. Quindi l'azione fatta apposta per svuotarla di contenuto dall'interno, e dall'altra parte, l'altra gamba su cui ha viaggiato lo svuotamento dello sciopero generale, è questa idea pervasiva e immodificabile che esiste nel sindacalismo di base, perché lo sciopero generale è un elemento di propaganda che tu devi correre a mettere sul calendario perché ti serve per occupare la scena, per cui inverti quello che ogni delegato sindacale fa dentro un luogo di lavoro. Io non sono mai partito da una lotta dicendo ci vuole lo sciopero, di solito si va in assemblea con il lavoratore, si approva una piattaforma, si va con quella piattaforma dal padrone, il padrone ti dice di no, torni dai lavoratori, misuri il livello di indignazione rispetto al no del padrone, e quindi da quell'indignazione inizi a costruire pian piano delle forme di mobilitazione in cui poi arrivi anche a delle ore di sciopero. Cioè, si parla spesso di CKN, come avete fatto, noi questo piano cerchiamo di evitarlo perché non crediamo di aver fatto chissà che, ma ogni tanto noi strabuzziamo gli occhi quando vediamo ad esempio in alcuni luoghi di lavoro dichiarare pacchetti di 20, 30, 40 di sciopero che poi non vengono fatti, o quando così si mettono 8 ore di sciopero nell'autunno, noi centellinavamo i secondi e i minuti di sciopero. Cioè, se arrivavamo a fine mese, aspettavamo e facevamo un'ora a fine mese e l'altra facevamo cadere sul mese dopo. A luglio 2020 abbiamo fatto 8 ore di sciopero, quella che poi ci ha permesso di strappare l'accordo, uno degli accordi fondamentali su cui abbiamo fatto l'articolo 28, abbiamo fermato
sulla fabbrica una settimana perché le facciamo un quarto d'ora e quarto d'ora. Quindi immaginatevi cos'è in una punta avanzata della lotta di classe ogni tanto vedersi queste 8 ore di sciopero buttate lì, un venerdì, che tra l'altro i nostri le facevano, ma le facevano non come sciopero sindacale, rivoluzionario, antagonista, le faceva chi quel mese l'ha messo abbastanza bene, quindi perché non venerdì, cazzo mi sto a casa, meglio così, cioè noi il culto del lavoro mai avuti, il culto della bellezza di lavorare bene sì, ma il culto di passare il tempo in fabbrica proprio, proprio no. E quindi rispetto a questo autunno abbiamo in questo momento questa problematica. Da un lato c'è una spinta corretta, noi l'abbiamo chiamata tenetevi liberi questo autunno, quindi individuare una data su cui iniziare a lavorare. Dall'altra rischia di predeterminare le dinamiche dell'autunno mettendo sul calendario degli scioperi generali di cui magari non ce ne sono le condizioni, che invece andrebbero costruiti con che cosa? Con un'articolazione di manifestazioni locali, regionali, territoriali, ore di sciopero di assemblea. Questo non vuol dire che non esista la direzione soggettiva, quando dico che ci sono elementi di oggettività del volontarismo sindacale. Nel recente passato due sono stati gli snodi fondamentali, secondo me, che avrebbero potuto cambiare il clima in questo paese. Uno non è stato nemmeno così percepito, è stata la firma del protocollo del 14 marzo durante il primo lockdown. Cioè lì stava partendo un movimento nelle fabbriche dove il tema era cioè, se io sono essenziale o se non sono essenziale, cioè se viene prima la salute collettiva o se invece, come dire, la produzione deve essere mantenuta a tutti i costi. Era un tema dirompente e si è ritrovato il sabato 14 marzo, come sabato 14 marzo, un protocollo che diceva lavati le mani il più possibile. Cioè da lì è stato frantumato quel movimento e addirittura la CGIL ha scelto di firmare questa serie di protocolli anticontagio nei luoghi di lavoro invece di fare riferimento al testo unico sulla rappresentanza, buttando anche a mare un dibattito che c'era tra i giusti lavoristi. Cioè Guarniello lo diceva, che bisognava far includere il rischio biologico dentro il DVR e tenere la barra ferma sul testo unico sulla rappresentanza senza dividerci in protocolli che poi non facevano altro che, come dire, fare quello che si faceva in qualsiasi bar in quel momento, mettere il gel, il distanziamento, le mascherine, rivenduto come una vittoria dei lavoratori. Per fortuna che noi ci siamo, per fortuna che il sindacato c'è. L'altro grande snodo è stato lo sblocco dei licenziamenti. Perché io penso che anche un esperto di marketing, avrebbe colto quello come un elemento in cui il sindacato poteva puntare i piedi e dire guarda, io non sono in grado di fermare lo sblocco dei licenziamenti, perché in una società capitalista prima o poi è chiaro che si torna a licenziare, però ridammi l'articolo 18, per esempio. Dammi un elemento di garanzia rispetto al fatto che non ci saranno licenziamenti di natura politico-punitiva, anche soltanto buttata lì per creare un elemento di cortocircuito. Oppure, guarda, va bene, vuoi tornare a licenziare, abbassiamo l'età pensionabile per creare nuovi posti di lavoro e per assorbire questo milione di posti di lavoro persi durante la pandemia. Cioè anche un livello minimale così è stato buttato a mare in quel momento. L'altra cosa, mia vera conclusione, è questa. Noi abbiamo questa idea spesso che fare sindacato voglia dire appunto stare sulle questioni della lotta economica. E la lotta economica, cioè la lotta per il salario, può essere anche inebriante nelle sue difficoltà, perché oggettivamente, improvvisamente, di fronte a una classe che oggi è spoliticizzata o che è difficilmente accetta i tuoi contenuti, presentarti con messaggi semplici come appunto guarda che schifo, non si arriva a fine mese, o guarda che scandalo, continuiamo a morire sul lavoro, sia semplice. E a volte lo è, perché a volte si creano anche sfondamenti importanti, vertenze importanti. Compagni di Sicova sono partiti da un piccolo gruppo e di fatto sono partiti da Lombardia e hanno percorso tutta la via Emilia rivendicando l'applicazione del contratto nazionale, diciamo, hanno sfondato interamente su questo, no? Rivendicando semplicemente l'applicazione del contratto nazionale. Ecco, io credo che però ci dobbiamo dire che in realtà proprio la complessità dell'attività sindacale, la possibilità del padrone di comprarti con qualche super minimo, con il bonus, mettendoti team leader, eccetera,
fa sì che in realtà tu oggi non reggi con un'idea economicista nemmeno della stessa attività sindacale. Non reggi. E faccio un esempio: noi abbiamo avuto un'altra avvertenza nella nostra provincia, che è stata l'avvertenza di una fabbrica che produceva marrone glacé, in una zona dove i marroni castagni sono il prodotto principale, e di fatto loro hanno vinto perdendo, perché il padrone a un certo punto ha ridotto la loro avvertenza a una questione strettamente economica. Dice, ma voi cosa volete? Lo stipendio e gli investimenti? Ve li do, però il prodotto me lo porto via. Loro hanno perso il loro prodotto, che gli dava professionalità e dava anche l'immaginario collettivo di quella zona, di quel territorio, un elemento di resistenza, per cui oggi loro sono lavoratori salariati, nel senso classico del termine, ma di fatto non hanno una capacità vertenziale, per cui in verità il fatto di non aver saputo tenere botta anche sull'elemento di sviluppo di quella fabbrica, di cui si collegava al territorio, li ha resi nudi di fronte al prossimo attacco padronale. La verità è che ho finito, l'attività sindacale è un terreno dove il compromesso c'è sempre, perché già quando ti siedi a un tavolo con un padrone c'è un elemento di compromesso, c'è un riconoscimento di una classe sociale che personalmente vorrei vedere sparire un giorno dalla faccia della terra. Dentro a questo compromesso c'è un equilibrio costante tra ciò che puoi ottenere o non ottenere oggi e ciò che invece devi rifiutare oggi per ottenere domani. Se una persona con una motosega ti minaccia di tagliarti un braccio e tu alla fine ottieni che ti tagli solo un dito, lo puoi presentare come una vittoria. Però per esempio la vittoria dipende se togliendogli il dito gli hai tolto anche la motosega. A quel punto, perdendo il dito, in realtà hai fatto un passo in avanti nei tuoi rapporti di forza, pur avendo fatto un compromesso. Ma se lui mantiene la motosega, gli hai tolto il dito, ma non hai nessuna garanzia materiale che domani non torni a toglierti altre dita. E dentro questo compromesso è facile, è fin troppo facile, vantare successi effimeri e nascondere sconfitte epocali. Questo è uno degli elementi del sindacalismo. Noi invece, credo, dobbiamo sfruttare queste discussioni tra di noi per parlare dei problemi ad alta voce, i problemi di divisione, di frantumazione, di apatia, per capire veramente a che punto della lotta è la lotta di classe ed evitare sia concezioni pessimiste, che non ci appartengono, e sia semplificazioni economiciste e deterministe, che non ci portano da nessuna parte. Detto questo, la prospettiva di un autunno caldo non è da scartare. Io credo che se il sindacalismo di base conflittuale avesse una capacità di concepire lo sciopero generale nella sua corretta concezione, finito, inizierebbe una campagna per prendere le scuole, i movimenti ambientalisti, transfemministi, i punti avanzati della lotta di classe come la GKN, i magazzini, eccetera, per lo sciopero generale. E io credo che questo metterebbe in grossissima difficoltà la CGIL e potrebbe determinare che se ci fosse un altro 16 dicembre, cioè un altro sciopero routinario da parte della CGIL, che la CGIL potrebbe convocare a causa della crescente inflazione, io non lo escludo, e convergessimo veramente tutti su quella data, potremmo trovare un nodo per iniziare a risolvere uno di questi problemi che ho elencato, cioè lo svuotamento dall'interno del concetto di sciopero generale.